Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dopo molto tempo che non portavo dei contenuti sul canale, che vi avevo già spiegato queste motivazioni. Una di queste era l'estate, le vacanze, le ferie, quindi come me le facevo io e molti di voi le hanno fatte. Non volevo star lì a rompere, a stressare con dei video che magari siamo in tantissimi a farli. Quindi poi magari se ne hai già visto uno ti scoccia anche andare a vedere un altro, anche perché comunque, ripeto, nelle vacanze si dedica credo un po' poco tempo comunque a queste cose, come giusto che sia, perché sono le ferie, bisogna divertirsi, andare al mare, in montagna, comunque divertirsi e non stare a pensare a troppo. Bisogna anche staccare la spina un po', specialmente d'estate, perché altrimenti è un casino. Comunque ragazzi, è riniziata la Serie A, sono contento che sia riniziata la Serie A perché è un evento sportivo che veramente mi appassiona da quando ero piccolo, appassiona molti di noi. E ragazzi, la cosa di cui volevo parlare oggi era il Milan di Giampaolo. Allora, la prima andata contro l'Udinese abbiamo perso 1-0. Non entro nei meriti se c'era rigore, se non c'era rigore. Cristiano Ronaldo l'anno scorso ha grattato la testa a un giocatore, gli è stato dato il rosso, quest'anno Piontek si è preso una manata in faccia e non le hanno neanche considerato nemmeno il giallo, niente, non hanno guardato neanche la VAR. Quindi non entro in quei meriti, anche perché il discorso sarebbe molto lungo, molto complicato. Lascio a voi liberamente il commento qui sotto su questi episodi, quindi fatemi sapere come ne pensate. Io entro nel merito di Giampaolo. Giampaolo mi ha deluso. Mi ha deluso perché comunque ha avuto tanto tempo per provare a gestire una squadra, provare a venire giù con un modulo, ma con un modulo con la quale i giocatori giocassero. Loro sono scesi in campo, avevano quel modulo, ma non avevano nessuna idea in testa. Nessuna idea in testa su come schematizzare il gioco, sui passaggi e i movimenti da fare nel gioco per andare alla conclusione in porta. Non avevano nulla di tutto ciò, sembravano 11 persone buttate in un campo, quello che viene viene. Cioè, capite, questa è proprio la cosa che mi ha dato molto fastidio, anche perché Giampaolo ha avuto del tempo per gestire una squadra col modulo che voleva far scendere lui in campo questi ragazzi. Non puoi dire a partita finita questi ragazzi non vanno bene per questo modulo, lo sapevi anche prima, ma a parte quello che lo sapevi anche prima, dai almeno uno schema, fagli fare qualcosa. Quei ragazzi non facevano niente, non avevano uno schema per le ripartenze, non avevano uno schema su come affondare il colpo in porta, non tiravano. Ragazzi, il tiro in porta è la cosa più importante, è la cosa più importante. Ma guardate l'Inter, Lautaro ha fatto un tiro bello, meno bello, quello che volete, comunque ha tirato in porta, il portiere ha respinto, Lukaku entro la linea della difesa, scatta in avanti, tiro gol. È così che nascono i gol, tirando anche in porta, ma se non si tira in porta non si segnerà mai. Noi abbiamo questa mentalità di dover entrare obbligatoriamente dentro la porta degli avversari. Invece no, bisogna tirare anche dal limite dell'area, da metà area, bisogna tirare sempre. Poi ci sono le ribattute, le respinte, i calci d'angolo, è da lì che nascono le occasioni, ma se non, nessuno tira, se nessuno tira abbiamo già finito. Che poi vabbè, che Giampaolo si è giustificato giustamente dicendo che Paquetà aveva una sessione, due di allenamento, non ho capito, che si idem, infatti loro due in teoria non dovevano giocare con la partita, poi alla fine li ha messi. Questo è vero, perché molti erano ancora in vacanza, quando gli altri facevano già la competizione estiva, c'era Paquetà che su Instagram metteva i video mentre lui era al mare con la ragazza, che sì, uguale, quindi non tutti avevano sono rientrati nello stesso periodo, quindi alcuni hanno una preparazione già più avviata di altri che invece ancora non sono entrati nel vivo. E poi ricordo che il vero vivo del giocatore, il pieno muscolare del giocatore, comunque arriva sempre verso novembre, ottobre-novembre, devono passare 6-7 giornate, molto probabilmente, sì, quindi anche più, non proprio novembre, comunque ottobre-novembre, lì hanno il clou
dove i muscoli sono veramente pronti e quindi il giocatore è perfettamente in forma. Prima di quel periodo no. Ma non è questo il discorso, perché noi potevamo anche averli tutti in forma, ma non avendo una base. Adesso speriamo che Giampaolo vuol cambiare modulo. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate sul modulo che vuol mettere Giampaolo, 4-3-3 o 4-2-3-1. Uno di questi due vorrebbe utilizzare. Io spero che non utilizzi il 4-3-3, l'abbiamo già visto tantissime volte, non ci ha portato a nulla. Ok, è vero, non era Giampaolo, ma visto già com'è andata la prima, opterei per un 4-3, per un 4-2-3-1. Con Piontek lì davanti a sparare, in teoria a sparare nella porta degli avversari. Quindi ripeto, noi dobbiamo tirare in porta, altrimenti non si va da nessuna parte. Adesso questa prima giornata è finita, vediamo come andrà questa settimana con gli allenamenti e come andrà la prossima settimana, che speriamo che questo Milan scenda in campo comunque con un filo logico di ciò che devono fare questi ragazzi in campo, con un filo logico, perché così veramente senza schema, senza nulla, non si va da nessuna parte. Ragazzi, cosa dirvi? Non mi resta che salutarvi, che ricordarvi che sono tornato, quindi ogni settimana ci ritroveremo qua con uno barra due video alla settimana. Quindi ragazzi, da Ser Calcio è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video.